al via la prima edizione del Premio Nazionale Welfare a Levante, la manifestazione organizzata dall'omonima associazione che conta oltre 100 strutture sociosanitarie aderenti in Puglia, è finalizzata a consolidare il legame con personalità del territorio che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca, della medicina, delle scienze e di tutte le espressioni d'arte. Per questa prima edizione il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico hanno deliberato di assegnare il premio alla professoressa barese Luisa Torsi, nota a livello internazionale per la sua preziosa attività di ricerca in campo scientifico. Alla professoressa sono stati consegnati 2.000 euro da destinare a un'organizzazione senza fini di lucro del territorio impegnata in attività sociali. La scelta della professoressa Torsi è ricaduta sul centro antiviolenza del comune di Bari. E questa è una peculiarità, è la prima volta che mi capita e devo dire è un'idea molto bella perché diciamo mettere insieme ricerca, istituzioni, territorio e anche diciamo iniziative a supporto delle donne, trovo che sia veramente bello, importante, sono estremamente onorata di poter essere diciamo in qualche maniera uno degli attori attraverso cui questo bellissimo progetto si attua. Inoltre il progetto è un progetto molto bello, con l'assessora Bottalico abbiamo pensato, grazie al premio di Welfare a Levante, a Antonio Perugini e il comitato scientifico che mi hanno scelta, con l'assessora Bottalico abbiamo pensato ad un progetto che vede come protagonista un'artista che molto probabilmente farà un laboratorio d'arte per le donne che hanno passato un momento buio e che attraverso l'arte saranno aiutate a venire fuori. Un premio straordinario, in quanto un premio dato a una grande donna, una grande scienziata, a una grande cittadina solidale, perché appunto questo premio verrà devoluto a un progetto che abbiamo costruito insieme con l'assessorato e la professoressa Torsi, in modo particolare all'interno del centro antiviolenza e del centro discriminazione che abbiamo appena avviato in queste settimane sulla città di Bari, di cui città di Bari ha avuto un premio nazionale per realizzare delle azioni pre-professionalizzanti per donne attraverso strumenti artistici e con il coinvolgimento di donne con disagio psichico. Il premio è stato ispirato proprio dalla volontà di sostenere la ricerca, poiché dopo l'avvento della pandemia riteniamo che sia indispensabile questo tipo di strada. La tecnologia, la ricerca, la telemedicina devono essere la rosa dei venti per la sanità del futuro, e in questo vuole fare Levante, vuole metterci il suo impegno e auspica il sostegno delle istituzioni.